Uova e asparagi. Quante volte avete mangiato? Lo sapete fare? Oggi lo facciamo in due versioni. Quindi, asparagi, limone. Ho qui la variante col montasio, quello stagionato da 30 mesi da poter grattare. Guardate che bello. Poi, burro, il burro buono, non risparmiamo. Lo ne consumiamo poco, è come l'olio. Però oggi c'è Roma, non male, c'è Roma che mi angola. Poi, Reggiano, Reggiano, Reggiano. Un po' di latte intero, le uova e il sale e il pepe che nero ci deve essere. Quindi subito sale grosso dentro l'acqua per gli asparagi. Poi solo metà degli asparagi userò da sbollentare. Veloce perché vi faccio vedere questi qua di questa grandezza, così si mangiano pure crudi. Quindi è un attimo, ok? Buono. Sono pronti, guardate bel colore, brillante. Li mettete sul piatto in questa maniera. Ah, da morire. E si cuoce l'uovo al tegamino. Ma qui dobbiamo, posso dire anche la mia. Che vuol dire? Prima di tutto, per me l'uovo al tegamino è fatto con il burro. Allora, facciamo scioglierlo piano piano, piano piano. Piano piano. Allora, l'uovo nel tegamino, l'uovo fritto, come deve essere? Sotto per me deve essere morbido, non fritto. Fritto nel senso tutto sbruciacchiato. Piano piano. Allora, anche le cose più banali vanno fatte con cura. Allora, che cosa succede? Qua è l'altezza dell'uovo. È più spesso perché c'è qui che si congiunge l'albume e si attacca al torlo. Quindi che cosa facciamo? Quindi è una cottura diversa. Io faccio così, lo rompo un pochettino, faccio penetrare l'albume sotto, piano piano, non lo facciamo bruciare. Vedete che bello morbido? Ci siamo, mamma mia, che spettacolo! Quanto sono buone l'uovo per mettere dentro il pane? Ah! Buonissimo. Ok. Così, guardate che bello, che spettacolo. Metto un pezzettino di burro qui dentro, lascio sciogliere, ecco così. Quindi non lo fate diventare nocciola, bello così. Poi metto un po' di sale qui sul bianco dell'uovo. Perché no sul rosso? Perché se no lo macchiamo. Poi col burro sciolto, così, lo mettiamo su gli asparagi e l'uovo che si insaporiscono bene. Poi, e questo è l'uovo tradizionale con gli asparagi, parmigiano reggiano e burro che io mi mangio a casa normalmente. La grattata di pepe e ci siamo. E questo è il primo. Il secondo, crudi così, un po' di sale e li passiamo in padella così, belli. Croccanti lasciamo, abbassiamo un pochettino, non deve essere fortissimo, se no bruciamo il burro e piano piano li cuociamo pochissimo tempo, perché vi ho fatto vedere che si mangia anche crudi, eh? Sentite musichetta, dai, questa può essere una colazione, un bel brunch, come si usa dire, no? Il brunch, eccolo qua, pronti. Quindi seconda versione, scottati in padella direttamente. La seconda versione come la facciamo? La facciamo diversa, no? Con un altro tipo di uovo. Quindi, due ovette. Così. Qua dentro al ciotolino. Un po' di latte. Così lo facciamo ancora più morbido. E vai. Vai. A noi l'uovo ci piace morbido. Quindi, che cosa facciamo? Lo coccoliamo un pochettino. Quindi facciamo un uovo strapazzato. Vai, mamma mia. Che bontà, ci siamo. Vai, veloce, veloce. Quindi, se volete bene a qualcuno, se amate qualcuno, vi fate una cosetta così la mattina. Poi l'avete conquistato tutto giorno, sera, tutto. Così va bene, ci siamo. Ok, adesso metto così. E poi non possiamo farlo lo stesso col parmigiano reggiano. Quindi, uso il Montaso che ho preso in Veneto. Buonissimo, piccante. Un gusto diverso.
Che gusto, ci sta pure bene. Sempre un po' di pepe. Assaggiamo. Metto qua. Ok, metto qua. Vado così. Che fame che c'ho. Allora, faccio così. Guarda che morbido, buono. Questo qua faccio così, rompo. Mamma mia, che bontà, ragazzi, che stupendo. Vado, mamma mia. È buono, quale spettacolo, morbido, fresco. Da paura. Tutto buono, però questo forse era abituato, mi è piaciuto tanto questo qua, l'altro modo. Quindi uova strapazzate, Montasio stagionato, non quello fresco, da 30 mesi, e asparagi saltati al volo, però se devono essere così piccoli, buonissimo, stupendo, che ce l'ho, ma che ce l'ho, veramente semplice, economico e tanto tanto buono. Un bacio a tutti quanti. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti.